Dear delight, dear divine, was it ever so wrong to be kind? Approfitto dell'ultima luce naturale per farvi vedere questo tutorial per questo trucco. E è tutto partito dal fatto che qualche settimana fa ho visto sulla bacheca di del canale di YouTube di una tutorialista americana un commento che richiedeva un trucco, di una persona che richiedeva un trucco, e appunto chiedeva di fare il primo terzo di palpebra con il fucsia, il secondo con il bianco e l'ultimo con questo colore ruby red, o comunque un rosso abbastanza, un rosso fucsia scuro, e poi di fare qua sopra con nella piega una linea con l'ombretto oro e anche sotto sempre una linea di eyeliner oro. Io in realtà l'ho cambiato un po', infatti, avete visto che poi alla fine il fucsia sì, all'inizio l'avevo messo nell'angolo interno, però poi sfumandolo col bianco e con l'oro non si vede neanche più. Mi intrigava questa richiesta perché non sapevo bene come abbinare il fucsia e il rosso, insomma volevo provare. Comunque il rosso e l'oro mi ricordano anche i colori di Bollywood, del cinema indiano, arabeggianti, così. E è sicuramente un trucco abbastanza pesante e non so quando lo possiate utilizzare, però comunque non lo so, io stasera per esempio lo utilizzo per uscire. Poi sotto ho fatto una riga di eyeliner, una riga con la matita marrone, che poi ho sfumato, insomma poi vedrete. E niente, vabbè, spero che vi piaccia comunque, è stato un po' un esperimento e poi, cioè, man mano che le cose mi venivano in mente, mi piacevano, non mi piacevano, le cambiavo a seconda dei miei gusti e di come venivano. È stata un po' una prova e ho sempre utilizzato questo colore inutilizzabile della Sigma, questo blush così scuro, questo qua, ecco, tra l'altro seppure rotta, e che avevo utilizzato anche per fare il trucco ispirato a quella cantante libanese per la mia entrata al concorso della Muse London, che vabbè poi non ho vinto, ma sono dettagli. E niente, va bene, ci vediamo al prossimo video, ciao! Iniziamo subito mettendo questo fucsia solito della palette blush della Sigma sul primo terzo di palpebra, ovvero qua. Come secondo colore invece prendo il bianco, questo qua, della palette dello Smokey Eye, sempre di Sigma, e lo metto al centro della palpebra. E lo comincio a sfumare già un po' con il rosa. Questo bianco è un po' shimmer. Io invece avrei sperato che fosse un po' più matte. Non ho mai provato un ombretto bianco completamente senza brillantini. Come ultimo colore vado a prendere questo rosso scuro che si chiama Ruby Tuesday, sempre dei blush della Sigma, che questo è veramente quello più scuro in assoluto. E ci faccio la V finale per dare un po' quell'effetto più scuro e più profondo alla fine dell'occhio. Porto indentro. Visto che è più chiaro l'effetto di quanto pensassi, vado ad aggiungerci semplicemente un miscuglio fra un marrone e un grigio scuro qua alla fine. Allora, visto che questo è un esperimento, sono andata avanti con questo occhio per vedere dove mi portava la fantasia. Allora, sempre prendendo questo ombretto in crema della Pupa d'Oro, praticamente quello che ho fatto è l'ho picchiettato lungo tutta la piega, così, abbastanza grossolanamente col dito, anche nell'angolo interno dell'occhio.
poi prendo l'illuminante della Sigma, questo qua dorato che si chiama Moonlight Mile, che è veramente bellissimo, che anche questo è sull'oro, e ce lo metto sopra, sfumando tutti gli altri colori insieme. Poi ho fatto una riga di eyeliner nero, molto sottile. Che non ci vedo perché lo specchio è un po' troppo distante, sono un po' miope. Con una matita marrone vado sotto l'occhio a fare una riga. Ok, e con un pennellino a matita ed un po' di ombretto, questo qui è della palette dei colori neutrali della Sigma. E si chiama Brown Eyed Girl ed è il colore più scuro dei quattro. Adesso lo specchio. E lo passo su e lo sfumo. E poi ci picchietto sopra l'oro. Meno male avevo deciso di fare la base dopo perché, come volevo sì dimostrare, mi sono riempita di brillantini qua sotto. Quindi sono andata a sciacquarmi la faccia, qualche brillantino però è rimasto lo stesso. Come blush utilizzo questo, che è lo stesso che ho utilizzato anche come ombretto. Pochissimo proprio, giusto per riprendere la stessa tonalità. Vedete, l'ho appena passato proprio sull'ombretto e cioè sul blush e già preleva così tanto colore da bastarmi per entrambe le guance. Sulle labbra il colore che in teoria avevo già, però adesso riapplico, è questo qui della Kiko che è il numero 06 o 90. Questo bellissimo gloss che profuma anche di vaniglia, mi piace veramente tanto. Anche perché c'è tutto il pennino dosabile. Spero che l'esperimento vi sia piaciuto. Ciao. Mamma. Mi dai il pezzetto di carta nel regalo, se ce l'hai il Vedere questo trucco che ho fatto e lo vedrete mentre. Ho portato la carta. Grazie. Grazie. Ho fatto il tappettino. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Allora, oggi ho voluto approfittare dell'ultima luce. Ciao a tutti. Allora, questo trucco. Carino. Fatto male? No, Un va po' così. bene. Sei triste? No, niente, papi. Vabbè, Ciao. Ciao a tutti. Porca miseria. Vabbè. Ciao a tutti. Allora, oggi ho voluto approfittare dell'ultima luce naturale disponibile. E se andiamo avanti così si farà buio.